Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna. Mi preme innanzitutto confessarvi che ho già parlato per un quarto d'ora e poi mi sono accorta che il tablet non era acceso. Va bene. Cosa che capitano a noi YouTuber. Va bene, no, seriamente rispondo con questo video ad un tag graditissimo da parte di Duca von P. È il tag di Natale. Non è lui l'autore però di questo tag, ma Sara Magic 15. Per me è stata l'occasione di conoscere lei su YouTube e quindi naturalmente dovete andare a vedere sia il video di Nick, quindi di Duca von P, sia quello di Sara Magic 15, questo è ovvio. E diciamo che con Nick, ma di lui ce ne eravamo accorti da un pezzo, ma ci siamo accorti di avere una comune passione, oltre che per la lettura, per il Natale. Io vado pazza per il Natale e quindi partecipo molto volentieri, ma mi sono scritta disciplinatamente tutte le domande su questo quadernino e le risposte invece me le invento adesso insieme a voi, tanto penso che non vi farete problemi. Le domande sono queste: come ti senti quando arriva il Natale? Ma io, a dire il vero, benissimo. Diciamo che quando lavoravo, l'idea del Natale o sentir dire, o anche banalmente una pubblicità in televisione che parlava del Natale, tendevo ad associarla a delle cose magari tipo le scadenze. Allora devo dire che un pizzichino d'ansia mi veniva pure. Diciamo adesso che ho concluso il mio percorso lavorativo, me lo posso godere appieno, sono pochi anni che devo dire che questi ultimi anni, a Natale è sempre successo qualche cosa, ma non scendiamo in dettagli. E quest'anno poi succede una cosa, insomma, che coinvolge praticamente il pianeta. Non è che qualcuno ce l'ha con me, non mi vuol far passare dei bei Natali. Vabbè, ma questo Natale invece noi vedremo di passarlo al meglio. Ma veniamo al sodo, non perdiamo altro tempo. Quindi dicevo, ma sto al tema. Mi sento bene quando arriva il Natale, era bellissimo anche quando avevo i bambini piccoli. Quando noi eravamo bambini, era un po' meno bello. Allora, io sono napoletana, come forse molti di voi sanno. Avete mai visto Natale in casa Cupiello? Ecco, andate a vederlo e capite che cos'era il Natale per noi napoletani negli anni 50. Lì c'è già tutto, contiene anche la storia della mia famiglia, volendo. Non c'è bisogno che ve la racconto perché la trovate già lì, magistralmente interpretata. Però diciamo, a parte ciò, tuttavia, ciò non ha impedito che io sviluppassi uno spirito natalizio. Il Natale mi piace molto, mi piacciono le luci, mi piace che ci sia, mi piace o presepe, a me piace, mi è sempre piaciuto, perché è un mini mondo, ma mi sembra che c'è una domanda dopo a cui si potrà meglio rispondere. Quindi, mi piace la slitta di Babbo Natale, mi piace Babbo Natale, ma mi piace assolutamente anche la tradizione presepiale, Gesù Bambino, mi commuove, insomma, è una festa bella, ci si può riunire, lasciamo stare, adesso quest'anno è particolare, ma in generale, ecco, magari i contrasti all'interno di una famiglia, si possono, interrompere anche per un pochino, perché è Natale, no? Si dice, beh dai, è Natale, siamo tutti più buoni, e poi da dopo l'Epifania tutti fettenti come prima. Però mi piacciono le città che si illuminano, i piccoli paesi con i mercatini. E va bene, questa era solo la prima domanda, vediamo di stringere. Il regalo più atteso da bambina? Oh, qui ragazzi potrei scrivere un libro su questo argomento. Da bambina io sognavo, ma non so dirvi perché, chiedevo sempre nella letterina di Babbo Natale, parlo di io bambina, ma diciamo scuola elementare, ecco. Chiedevo sempre una cosa, ma non so dirvi neanche perché la chiedevo. Chiedevo sempre un cappottino color cammello, anzi io dicevo un cappotto cammello
col collo di pellicetta bianca. Ma perché? Però lo chiedevo, lo chiedevo, lo chiedevo e l'avrei tanto voluto. Dice, l'hai mai avuto? No. Da bambina no. Devo dire che con sforzo, miei genitori, mio papà, perché allora lavorava solo lui, mi ha comprato in un Natale un cappottino. Non era cammello, da quello che ricordo io era un grigino scozzese chiaro, c'era del rosso, era molto carino, con un bel colletto rotondo, sempre della stessa stoffa, era molto grazioso. Ma la cosa preziosa e bellissima è che, credo mia nonna, ci aveva appuntato sopra un piccolo Bambi di oro e smalto. Niente di prezioso, un gioiellino probabilmente da poco, però per me quel cappottino era meraviglioso, la taglia era perfetta per me e io ero incantata. Purtroppo si cresce in fretta, dopo poco non l'ho più potuto mettere, chissà che fine avrà fatto, sarà stato regalato, buttato, non so. Ma la cosa forse che mi aveva più addolorato è che il piccolo Bambi d'oro, ero andata a fare un bel giro nel bosco di Capodimonte, se non sapete cos'è. C'è internet, perché lì in quel periodo abitavamo lì proprio di fronte, era raggiungibile a piedi e durante quella gita corri, inseguiti con tuo fratello, lui mi menava sempre, ah, non è vero, ciao Ugo, eccetera, eccetera, il triciclo, mica il triciclo, certo che io arrivo a casa e la spillina non c'era più, probabilmente nel muoversi, nel saltare, eccetera, si era aperta e lì mia nonna disse, dovevo cucirla, le spille vanno sempre cucite. Vabbè, però l'ho ricordata, quella frase di mia nonna me la ricordo sempre. Quindi quello era il regalo più atteso. Mi muoveva dentro qualcosa quel regalo, non so perché continuavo a chiederlo. Mi ricordo che una volta piccina c'erano quei Babbi Natale, no? Magari nei grandi magazzini, eccetera. E quando Babbo Natale mi prese sulle ginocchia, che cosa vuoi? E io non ebbi il coraggio di dire, perché avevo paura che ridevano di meno. E allora dissi una bambola. Ma in realtà io volevo quello, nella lettera a Babbo Natale però l'avevo sempre scritto. E appunto ricevetti come sopra. Devo dire che per un'associazione che allora non la feci subito questa associazione, solo a distanza di molto tempo, quando ventenne avevo due soldini, che magari facevo un po' di babysitter, eccetera, mi trovai un discount, non si chiamavano discount, però trovai un negozietto a poco prezzo dove andava a finire a Milano le cose, diciamo, le taglie avanzate, cioè, oppure che dei capi che avevano magari un piccolo difetto. Andavano a finire lì in questo negozietto e io lì trovai un meraviglioso cappotto super alla moda, era color cammello con un bel cinturone in vita, dei revers molto ampi come si usavano negli anni 70 ed era lungo, 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 lungo fino ai polpacci con sotto gli stivali a coscia. Ero una roba stratosferica, 50 kg di ragazzina. Chioma nera, fluente, corvina, fino a coprire tutta la schiena, ero, devo dire, una roba passabile. Ok, quindi questo era il regalo più atteso da bambina. Le tue figure natalizie preferite? Allora, se devo individuare proprio una figura, ma è dell'immaginario più recente, mi viene da dire l'omino di Pardi-Zenzero, perché mi fa una gran tenerezza, è buffo, no? È tondo tondo, è ok. In realtà, se devo approfondire un po' di più ed essere un po' più sincera, scusate il riflesso, un po' più sincera con voi, tengo la mano così, più sincera con voi, a me piace il presepe, ma piace. Mi piace il presepe, mi piacciono quei meravigliosi minimondi. C'è un libro stupendo, se si riesce ancora a trovare, di Roberto De Simone, il presepe tradizionale napoletano. Mi sembra che si intitola così. Beh, leggetelo perché lì c'è tutto e c'è la complessità del presepe napoletano che è meraviglioso. Noi avevamo dei parenti, vabbè, non dico chi sono perché sono famosi. Sì, sono famosi. Avevamo dei parenti, un ramo collaterale della famiglia,
che possedeva un presepe seicentesco. Io mi incantavo, stavo lì incollato alla vetrina, è bellissimo, mi piace, è sempre piaciuto tanto il presepe, mi sa tanto di nostalgia, è bellissimo. Fai l'albero l'8 dicembre o quando capita? Allora, io da un po' di anni lo faccio un po' prima, come si dice, come diceva mia nonna, così te lo godi di più, ecco, e quindi lo faccio prima, verso la fine di novembre. Non mi dà nessun problema, vedo che tantissimi lo fanno prima, lo potete fare l'8 dicembre, non mi offendo per niente, e lo tiriamo via il 6 gennaio, se non è il 6 può essere il 7, però diciamo cerchiamo di non andare oltre qualche giorno dopo gennaio, mi piacciono le cose un po', non sono un'ordinatissima, ma è quella specie di ordine interiore che mi rassicura, scusate, sono pur sempre una psicologa. Va bene. Poi io faccio delle decorazioni molto basiche, su Instagram forse le ho pubblicate, sì, le pubblico sempre, e quindi sono ok. Poi nei negozi negli ultimi anni ci sono cose natalizie già a fine ottobre, ti piace questa cosa o no? Perché no? A me le feste piacciono, mi piace anche Halloween, non capisco perché ci sia gente che si scandalizza, non me ne importa un fico se è diffuso in America, ma forse pochi, non so, non tutti lo sanno, ma nasce in Europa Halloween, comunque non importa perché tenete presente che negli Stati Uniti erano dei migranti europei, a parte i nativi americani. Ok, comunque vabbè, ma non è questo il problema. Non mi dispiace affatto, mi piace, mi diverte bene, c'è un po' allegria, colori, poi c'è quell'aria che diventa, non so, almeno qui, qui al nord, quella nebbiolina, quell'ossido di carbonio, le vetrine illuminate, la gente che si ritrova, mi piace, i baretti, eccetera. Quanti regali fai di solito e quante ne ricevi? Allora, quest'anno è un anno particolare, nel senso che non incontreremo nessuno, ma insomma, non è questo il tema. Quindi staremo con noi tre che siamo conviventi, con questo termine giuridico, cioè io, mio marito e il più grande dei nostri figli. La nostra figlia la vedremo su Zoom piuttosto che, non mi faccio nessun problema. Non mi sento scippata del Natale, la sento come una cosa necessaria, del resto. Stiamo vivendo, devo dire, una tragedia che è difficile, insomma, trovarne una paragonabile, a parte le guerre. E quindi di solito invece ne facevo tantissimi. Noi ci vedevamo normalmente con mio fratello, mia sorella o quant'altro, una delle mie sorelle, uno dei miei fratelli, e anche piccole cose. A me piace moltissimo fare regali, quindi ne facevo tanti, poi ai colleghi, agli amici. Ma a grosso modo direi tra cose più importanti e meno importanti, secondo me una trentina, ma altrettanti ne ricevevo. Ok, preferisci la cena della vigilia o il pranzo di Natale? Allora, in realtà, da parecchi anni, noi li facciamo tutti e due. Ghe piace de magnà, come dicono in Veneto. È nel senso che noi come famiglia tutti assieme non riusciamo mai a vederci, siamo in tanti, dislocati, tanti tra loro non si conoscono, insomma è tutto un pochino complicato. E allora di solito facciamo, da un po' di anni facciamo la vigilia il 24 a casa nostra, magari con nostra figlia, il fidanzato della figlia, finché c'è stata mia mamma, lo facevamo con mia mamma. Precedentemente insomma era tutto diverso quando c'era mio papà, ma questa è una lunga storia. E poi il 25 invece di solito andiamo da uno dei miei fratelli, mangiamo lì e poi magari il 26 da mia suocera, quindi facciamo una cosa un po' insomma, prolungata. Che ce ne importa, meglio, doppia o tripla festa. Non ho detto i numeri, ne abbiamo fatte 7 di domande. Domanda numero 8. Ti piace fare i pacchetti o lasciare fare i commessi dei negozi? E poi fai anche un bigliettino di auguri in allegato. Allora no, i bigliettini non li faccio, a meno che magari caccio dentro un biglietto con dei pensieri, delle cose, questo magari per le persone più lontane, quant'altro. Beh.
Qualche regalo stavo pensando, mi ero dimenticata a qualcuno, l'ho spedito, ma sono stati veramente molto pochi. Io pacchetti non li so fare, non li ho mai saputi fare, quando li ho fatti non mi piaceva come erano venuti, quindi diciamo che io per lo più da parecchi anni uso i sacchetti, li trovo una grande invenzione, sono in carta. E vengono, almeno io tranquillamente, lo dico sempre a tutti, li riciclo. Per esempio, quelli che ricevo ovviamente, quelli che dono, ok, ognuno poi ne fa quello che vuole, ma per esempio quelli che ci scambiamo in casa, spesso il mio e quello di mio marito, io me lo ripiglio e lo uso per l'anno. Guardate che mio marito, questo è il decimo Natale che uso lo stesso sacchettino, è lucido rosso, quello è il suo, gli caccio dentro le sue cose. Si ricicla, favorevolissima a riciclare anche i regali, non bisogna offendersi. A parte una volta, beh, non posso dire chi, non posso dire neanche che cosa, non so se guarda questi video, che una volta io le avevo regalato una certa cosa, l'anno dopo me l'ha regalata, ma in buona fede. Poi con mio marito avevamo riso tanto, ma non importa, sono cose che capitano, mica mi sono offesa, era nuovo. Quindi dicevo, bigliettini no, appunto ho già risposto a questa cosa. Domanda numero 9, oh, è quasi finito, solo 10 ne hai fatte, potevi farne di più. Va bene, dicevamo, domanda numero 9, pensi che la tecnologia abbia tolto la magia al ricevere per posta biglietti d'auguri? No, io sono favorevole alla tecnologia. La tecnologia è... In fondo è solo uno strumento, i contenuti glieli diamo noi, se abbiamo dei buoni contenuti, quindi se un biglietto è bello, contiene delle cose affettuose e meravigliose, anzi forse la tecnologia, non so, a chi ha una brutta scrittura può consentire di farsi comprendere. Apprezzo molto però, attenzione, il biglietto. Recentemente ho ricevuto una cartolina da un'amica lontanissima, a cui però io voglio un bene dell'anima, e era bellissimo, scritto con una stilografica, insomma, apprezzo, poi mi piace chi ha delle belle scritture, io no. Ok, come pensi che sarà questo Natale 2020? Allora, non lo so, penso che ognuno farà come ritiene, per quanto mi riguarda. Mi interessa molto relativamente sapere ciò che sarà consentito, che no, nel senso che è ovvio che starò alle regole, è fuori discussione. Però al di là del fatto, diciamo, ecco, forse cerco di spiegarmi. Vedo che alcune persone sono ovviamente libere di farlo, però alcune persone si stanno ingegnando come aggirare le regole. Ecco, a me non interessa, le regole sono quelle, io le rispetto, ritengo anche giustificato dei provvedimenti in una situazione che stiamo vivendo, che è di totale emergenza, ma non voglio entrare in discorsi politici che mi interesserebbe anche fare, ma forse non è questa la sede. E però dicevo, quindi io non le discuto le regole, sono quelle e ciao. Ma sono cosciente del fatto che incontrarsi è pericoloso. Ritengo che il miglior regalo, il migliore atto d'amore che possiamo fare, soprattutto a chi è anziano, è lasciarlo da solo questo Natale, fargli compagnia con Meet, con Zoom. Con WhatsApp, guardate che anche un vecchietto con WhatsApp lo può saper usare, no? Mi rendo conto, magari installare un'app è un po' più complicato, però usare WhatsApp è sicuramente più intuitivo e più semplice. Una videochiamata è divertentissimo, io lo sto facendo con tantissime persone e credetemi, aiuta. Il momento del taggamento, allora per me è sempre difficile perché io mi faccio sempre dei problemi. Penso che a me fa sempre piacere quando mi taggano, però dato che il mondo è bello perché vario, o avariato, come diceva quel comico, posso anche capire che qualcuno non gradisca il tag. Io taggo, ma so che non lo farà, ma non c'è problema ovviamente. Taggerei Paola Stai, che è il nostro Grinch, lei detesta il Natale. E
taggo una persona che ho conosciuto tramite Paola Style, che è Alessia, la Boîte des Étoiles. So che sei presissima, infatti, guarda che lo puoi fare anche a gennaio, per me lo puoi fare anche a marzo, puoi anche non farlo. Però provo a taggarti, dai, solo se hai voglia e se hai 10 minuti, un quarto d'ora da perdere. E bacione. Bacione a Paola Style, che ti piace la definizione del nostro Grinch? Sì, ti piace, hai anche fatto un post su Instagram. Oh, seguitela, eh. Seguite anche la Boîte des Étoiles, Alessia, su Instagram e anche su YouTube, e Paola su YouTube, ma seguiteli dappertutto. Ma mi preme dire che dovete seguire assolutamente Duca Von P, Nick, e naturalmente la creatrice di questo tag, che è Sara Magic, mi ricordavo, scusa Saretta, Sara Magic o Magic 15. Non dico buon Natale perché magari prima di Natale faremo un altro video. Ricordatevi di fare ciò che vi fa stare bene, scusate l'illuminazione, credo che l'audio sia un poco migliorato, scusate la faccia di oggi, c'ho un po' di occhiaie, ma cosa vi devo dire? E alla prossima! Yuh!